Perché molti, ve l'ho già detto più volte ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Ecco, capite, queste parole sono terribilmente importanti per Paolo, li ha ripetute tante volte, e non sta parlando di un difetto. I nemici della croce di Cristo, vedete, non sono quelli che non vogliono il crocifisso nelle scuole. I nemici della croce di Cristo siamo noi cristiani, perché diciamo di credere in Cristo, ma in pratica abbiamo una mentalità diversa. Noi nella vita cerchiamo di prendere. Il ventre è il loro Dio. Ecco, in fondo tutto il peccato è mangia questo frutto. Diventerai Dio, conoscerai il bene e il male. Ecco, non è quello il diavolo che ha detto all'uomo e alla donna, no? Mangia. Ecco, noi vogliamo che tutto diventi cibo. Vogliamo che diventi cibo i nostri figli, perché devono darci soddisfazione, i nostri nipoti devono farle veramente farci contenti, il nostro marito deve mai romperci le scatole, dici sempre di sì, il nostro lavoro deve darci soddisfazione, e quando arriva la difficoltà fuggiamo via, oppure la rimuoviamo, oppure ci arriviamo. Ecco, perché che cosa abbiamo in fondo come mentalità? Noi vogliamo star bene, ecco qui. Qual è nel cuore l'intenzione più profonda? Voglio stare bene, voglio non soffrire, capite? E quando vuoi non soffrire, prima di tutto le sofferenze arrivano lo stesso, che non ti chiedono permesso, e quando tu le fuggi ti arrivano in un'altra maniera. E secondo, ditemi un po', qual è lo scopo della tua vita? Qual è l'unico momento in cui sei sicuro che non soffrirai più? La morte. Allora capisci, tu desideri la morte. La nostra società ci porta ad avere questo grande desiderio. Voglio proprio star tranquillo, nessuno mi rompe le scatole. Ah, sto proprio in pace. Ecco, la pace è quella. Nessuno mi rompe le scatole, la morte. Quando saremo nella bara saremo proprio tranquilli. Che bello, eh? Questa, in fondo desideriamo questo, vi rendete conto? Abbiamo idolatrato lo star bene. Invece, ecco, siamo nemici della croce di Cristo, di fatto, perché la croce di Cristo non è star bene. Gesù non ha scelto di star bene, ha scelto di amare. E se tu scegli di amare, metti in conto anche la croce. Anzi, non sprechi nessuna croce, nessun piccolo dolore. Perché niente ti può fermare da amare. Se il tuo scopo della vita è amare, perché devo stare un minuto senza amare solo perché ho un dolore? Chiara Luce era una ragazza di 18 anni, morta di tumore. Cosa ha fatto di straordinario? Ha vissuto da cristiana, ha voluto non sprecare neanche un minuto, continuare ad amare. Ha semplicemente continuato ad amare, perché prima aveva scelto di amare, capite che ha fatto la cosa più logica. Dio l'ha aiutata, possiamo dire che ha avuto una forza miracolosa, ma certo, però la scelta l'ha fatta lei, quei 25 minuti, eh? Non ha scelto, che bello, forse muoio di tumore, ho 17 anni, che bello, sono proprio contenta. Amerò anche qui, mi chiuderò, comincerò a mandare tutti a quel paese. Avrà detto, ma come faccio a smettere di amare mia mamma, di amare mio papà, di amare i miei amici? E ha continuato ad amare. Capite? Ecco, allora questo è veramente l'allenamento che dobbiamo fare. Amici, non fatelo con le grandi croci, perché quelle, Signore, alla fine vi dà anche un aiuto. Ma quel che conta sono le piccole croci, sono quelle tue arrabbiature quotidiane
per i piccoli intoppi della giornata che ti rendono una persona antipatica agli altri, invidiosa, irosa, è possibile star vicino a te. Capite? Quindi la santità non è nelle grandi scelte, ma nelle piccole scelte, come affronti le piccole cose. E allora dobbiamo imparare a maneggiare bene ogni piccola spina, partendo dalla volontà di non lasciare a se stessa nessuna piccola difficoltà della giornata. Anche le difficoltà di poco conto hanno peso, perché ogni difficoltà è un valore che non si può rovinare, non si può perdere, un'occasione di amare. Devo decidere di partire dal primo mattino. Ecco, non speriamo che oggi vada tutto bene. Ma che malato, si è già capitato? No, la prima difficoltà, la prima croce che arriverà oggi, ecco, voglio amare, anche se leggera. Però se vissuta male influenzerà il modo di affrontare la difficoltà che segue, capite? Se cominci a farti prendere dagli atteggiamenti di chiusura, ecco, ne arriva un'altra, c'è sempre, altrimenti arrivi nella gioia. E come, ho avuto tante difficoltà oggi e sono nella gioia. Eh sì, perché non hai smesso di amare. La tristezza non viene dal dolore. A volte c'è il dolore fisico che non puoi manco pensare, lo so, quello lì certamente, no? Però non è tristezza quella, sei talmente imbambolato, va bene. Ma la tristezza, capisci, noi non ce l'abbiamo per quelle cose lì. Ah, perché l'altro non mi ha detto sì, perché l'altro non mi ha ascoltato, perché... E non c'era semaforo, tutti i semafori verdi. L'istante preciso in cui devo reagire ad un dolore è l'istante in cui si spegne in me la serenità, l'istante in cui mi irrito e perdo il controllo di me stesso. E quando si spegne il semaforo verde, si accende il semaforo rosso, che devo fermarmi per ragionare e per superarmi. Il recupero di una spina o di un piccolo dolore quotidiano è semplice. A volte basta cominciare ringraziando per quella difficoltà, riflettere sui suoi risvolti positivi e dire un grazie di cuore, così da sdrammatizzare la situazione. Non basta un ringraziare a fior di labbra, bisogna che sia motivato. Qualche volta bisogna che sia prolungato fino a portare frutti di serenità. Il recupero completo avviene quando so prendere la difficoltà e soffrirla a Dio come un olocausto di gioia, per una intenzione precisa. Allora la spina non lascerà più, allora la spina si cambia in fiore. Ecco, per esempio, dai Signore, te la offro come un dono questa piccola cosa. Te la offro per quella persona, ad esempio. Che bello, no? Quando trasformi i tuoi piccoli dolori in gesti d'amore. Quante volte Chiara Luce diceva, fate quell'incontro, offro io. E lei pensava, dedicava loro questi gesti d'amore che vivevano i piccoli dolori, o grandi nel suo caso. Ecco, prima di tutto del dolore dobbiamo togliere la paura. Ogni dolore contiene le sue ricchezze, se le sappiamo sfruttare. Ci sono le spine della salute, se sono sopportate con pazienza sviluppano la fortezza. Le spine della carità, se sono affrontate nella mitezza, educano il cuore invece di arrabbiarmi. Le spine del dovere, dei doveri quotidiani, se sono portate avanti con generosità, formano il carattere. Dobbiamo rendersi ben conto che ci sono, però attenzione, due tipi di dolori: quelli veri e quelli falsi, quelli che purtroppo Dio permette, lo sappiamo, Dio permette che ci sia il dolore, e quelli invece che siamo noi a avercele creati con le nostre mani, e lì non sono volontà di Dio. Il primo, forse posso dire, forse in qualche modo può essere volontà di Dio, non il dolore, ma che comunque faccia parte anche il dolore della vita, è vero, anche lui ha fatto questa strada. Ma quando il dolore me lo creo io, io non sono nella volontà di Dio, non devo più crearmelo. Ecco, siamo abili a crearci dolori, nuovi dolori, volontari, pungentissime spine, dannosissime. Sono la nostra più bella invenzione, siamo proprio bravi ad autopunirci. Ecco un modo di creare spine con le nostre stesse mani, girare e rigirare tra le mani le difficoltà,
facendo i martiri. Oh, povero me. Sbuffare per nulla. Pretendere dagli altri quello che non sappiamo dare noi. E poi ci arrabbiamo. Ma non ti arrabbiare, manco tu ce la fai. Sognare situazioni irreali. Guardare al futuro con pessimismo. E specialmente ci sono pensieri che ci costruiscono e pensieri che ci devastano. Se penso sono forte, divento forte. Se penso oh, non ce la faccio, sono debole, non ce la farò. Se penso sono contento, diventerò contento. Se penso, oh povero me, non sarò più contento di niente. Se penso sono capace, diventerò capace. Se penso no, non ce la faccio, no, non ce la farò far più a far niente. Dobbiamo reagire ai nostri pensieri negativi perché determinano la nostra vita. Troppi intorno a me sono gli sconfitti della vita, gente che brontola in continuazione, brontola come respira, che ingrandisce a dismisura le difficoltà, gente che inventa di sana pianta i problemi. Delle volte proprio te li inventa, perché devi dire poverino. Gente che brucia energie in modo pauroso, detestabile, gente che rende difficile la vita a se stesso e agli altri che gli sono vicino. Ecco, capite? Guarda, questo non saper affrontare le difficoltà ci rende tanto difficili per gli altri. E basta. Ci sono già quelle che la vita ti manda di croce. Perché ti devi creare le altre tu? La gioia che viene da Cristo è costruita nel sacrificio. Sgorga da determinate scelte che Lui aiuta ad attuare e che Lui facilita. La gioia invece che viene dal mondo scansa la lotta, corre dietro al facile, accarezza gli egoismi, è fondata sulla legge del dilettevole. Noi scegliamo sempre la seconda legge delle gratificazioni. Ad ogni azione ci confrontiamo sempre, almeno nel suo conscio, con una valutazione di comodo. Ci chiediamo spesso in modo subdolo: cosa ci guadagno? Che soddisfazioni ricavo? Che cosa mi costerà di meno? Ecco, se continuiamo a farci queste domande, non veramente stupitevi se sarete degli insoddisfatti, degli infantili in eterno. Queste non sono le domande per amare. Dobbiamo imparare a ringraziare delle difficoltà con grande coraggio. Ecco cosa potrebbe aiutarci alla gioia. Ringraziare esige profondità, calma, riflessione, fede, esige amare. Ringraziare di tutto ciò che costa, che urta, che ferisce, che pesa, che stanca. Ringraziare nelle contraddizioni. È dominante una situazione mettendo Dio. Vuol dire che dominerò questa situazione perché metterò Dio prima della situazione. Per me è importante che sei con me, Signore. Ti ringrazio. Non mi lasci solo. Ringraziare delle spine quotidiane allena anche l'arte di godere in modo sapiente di tutte le gioie che Dio semina sul nostro cammino. E sono tante, ma noi siamo troppo occupati e siamo arrabbiati delle nostri dolori veri e immaginari, e le gioie non le cogliamo mai. È vero o no? Poi non parliamo delle sofferenze che ci creiamo nel rapporto con gli altri. Ecco, quando vogliamo sempre avere ragione, quando vogliamo sempre essere i primi della classe, quando vogliamo sempre essere in forma, vogliamo essere accettati, amati da tutti, approvati da tutti sempre, quando qualche volta vogliamo cambiare la testa degli altri, ma non riesci manco a cambiare la tua testa perché vuoi cambiare quella degli altri, quando vogliamo a volte possedere le persone, non è che le amiamo, le vogliamo controllare. Quando abbiamo bisogno di dare la colpa a qualcuno, è sempre colpa di qualcuno. Io sono sempre una vittima, è mai colpa mia. Ecco, vedete, questi atteggiamenti infantili ci creano tante delle nostre sofferenze.
Perché abbiamo dei desideri che sono stupidi, irreali. Invece, se provassimo ad avere quell'atteggiamento di misericordia, togliere prima la trave dal mio occhio, prima di giudicare, oppure a chi ti vuol prendere la tunica dà anche il mantello, quindi anche lasciare, non reagire, a vincere il male con il bene, a dare senza aspettare la ricompensa. È una gioia a dare. Ma ti rendi conto che vuol dire che sei vivo? Hai potuto donare. Ma cosa ti aspetti di ricompensa? È il donare la ricompensa, non l'hai capito? No, tu sei fatto per quello. Perdonare, ecco, la gioia che dà il perdono. Ecco, noi capissimo questi atteggiamenti con gli altri, che sono atteggiamenti evangelici, che Gesù non si scorda di ripeterci. Perché? Perché sono fonte di gioia. Gioia per me e per gli altri. E invece noi, quante veramente sofferenze nelle relazioni. Ma è proprio colpa tutta degli altri. Il 90% è colpa mia, perché mi sono fatto i desideri sbagliati. E allora è chiaro che non troverò tutti che mi servono, tutti che si fanno controllare, che dicono sempre che io sono il più bravo, ho ragione su tutto. E basta.